per rispondere appunto a tutte le sfide, alle nuove sfide che il mondo del lavoro, il mondo dei dati ci impongono. Quindi avremo un primo modulo molto introduttivo in cui si va un po' a demitizzare tutta una serie di paroloni, di buzzword che ci girano intorno nelle orecchie, che cosa sono, che cosa non sono questi big data, queste macchine che sono in grado di imparare da sole. Avremo invece una parte legata proprio agli aspetti su cui a volte non ci si sofferma molto, no? Ma sono poi gli aspetti legali, le implicazioni legali dell'uso dei dati. Siamo contornati da dati, ma possiamo usarli e come possiamo usarli? E se i dati sono nella mia azienda, no, li sto trattando nella maniera corretta, li sto gestendo nella maniera corretta, che non vuol dire semplicemente gestirli da un punto di vista informatico. Quindi, e questo sarà un corposo modulo estremamente importante, perché da qui spesso passa la differenza tra far partire un progetto che funziona, può andare in porto e può portare veramente dei benefici, degli effort positivi a un'azienda, oppure arenarsi, schiantarsi o peggio ancora farsi male, finire magari a doversi giustificare o a pagare multe e sanzioni o cose anche abbastanza spiacevoli. Quindi ci sarà un modulo invece legato all'analytics, a come analizzare i dati, che andrà ben oltre, no, quello a cui tante volte si pensa, che qual è lo strumento principe per analizzare i dati. Tanti alzano la mano e dicono Excel. Ok, noi andiamo oltre, partiamo direttamente un passo dopo Excel, entriamo nel mondo della Big Data Analytics, imparando a lavorare sull'analisi dei Big Data in una maniera nuova, senza per questo però dover diventare dei programmatori. Questo è molto importante, può fare veramente la differenza in una strategia di business di alto livello. Per concludere con un modulo dove tutte queste cose vengono messe a fattor comune, e alla fine si arriva a sviluppare una visione manageriale del tutto, tale per cui chi in un'azienda, piccola, media o grande che sia, deve prendere delle decisioni, deve fare degli investimenti, deve prepararsi ad affrontare la sfida dei big data, se vogliamo un po' usare questa figura retorica, può agire con totale consapevolezza, può fare l'investimento giusto, può scegliere il collaboratore giusto, può affidare il progetto alla persona che ha le giuste competenze, perché ha capito esattamente che cosa gli serve e che cosa deve fare. E anche qui passa la differenza tra avere una strategia sui dati che funziona, che mi porta valore, che mi fa fare profitto per essere estremamente abili, diciamo così, oppure una strategia sui dati che non mi porta niente o peggio ancora che mi crea dei problemi. Questo in estrema sintesi è un corso quindi della durata di 21 ore, ripartito in più giornate. Quello che aggiungo è che a chi dovesse essere interessato all'iscrizione deve considerare anche che, soprattutto nel caso di azienda, esiste la possibilità di spacchettare, no, le varie competenze, quindi la partecipazione, tra un modo e l'altro. Quindi magari il collega che si occupa di diritti potrebbe essere interessato al modulo della data governance, quello che si occupa di analytics, al modulo sulla data analytics, e il manager che sta soprattutto deve prendere le decisioni al modulo sulla data executive, big data executive. Io ho finito la mia presentazione e quindi se qualcuno ha già qualche prima domanda, è il benvenuto, siamo qui per lui. Se no, comincio io a rompere il ghiaccio con Andrea e Simone, mi sono preparato un paio di domandine belle frizzanti. Vediamo se qualcuno ha domande. No? Timidezza. Ok. Sempre, l'inizio è così, Allora rompo io il inevitabile. ghiaccio e la prima domanda la faccio ad Andrea. Allora, Andrea, ho accennato prima a Excel e dicevo che in un modulo che tu terrai, quello sulla Big Data Analytics, noi andremo ben oltre Excel. Quindi, assumendo che oggi come oggi, o diciamo fino a ieri, il professionista dei dati era un grande esperto di Excel, e assumendo che noi siamo qui per dire no, c'è un nuovo modo per essere professionisti dei dati. Quali sono le competenze oggi di un professionista che può lavorare in maniera consapevole e a tutto tondo sui dati e fare la differenza in azienda? Da dove si parte? Grazie.
Grazie Fabio, ottima domanda. Effettivamente, diciamo, ce lo siamo chiesti in molti, quindi da dove si parte? Perché ovviamente questo è un tema così ampio in cui l'euforia iniziale fa da padrone, ma spesso poi ci si blocca proprio lì dove si parte. Hai menzionato Excel. Beh, bene, Excel non c'è nulla di male in partire a fare analisi dei dati e scoprire il mondo della data analytics con Excel. La notizia positiva è che ovviamente oltre a Excel c'è di più, c'è molto di più. Diciamo, il consiglio che do sempre a chi si inizia a cimentarsi è capire il potenziale di Big Data Analytics nel proprio contesto lavorativo, nella propria situazione personale. Per quanto specifica questa possa essere, ognuno di noi ha l'opportunità di intravedere il valore. E questa parte, diciamo, iniziale porta ad essere incoraggiati, a diventare, diciamo, entusiasti e quindi a investire anche il tempo nell'andare oltre Excel, diciamo, nello sporcarsi le mani con gli strumenti di data analytics che ovviamente vanno oltre le potenzialità di Excel. Ed è questo il secondo passo, cioè dopo essersi incoraggiati, dopo aver messo a fuoco dove esiste il potenziale per sé, come professionista, il prossimo passo è quello di sporcarsi le mani. Noi in questo corso lo facciamo con uno strumento che si chiama NIME. In realtà, ovviamente, il grosso, per entrare anche un po' in quello che è il contenuto del corso, il grosso dei contenuti che affrontiamo sono agnostici in termini di strumento, di tool. Cioè, quello che poi si impara su NIME può essere fatto in Python o in altri, diciamo, strumenti. Poi, se volete approfondiamo anche questo aspetto. Però essenzialmente è importante sporcarsi subito le mani partendo da qualcosa di semplice che diciamo, ripulire il dataset, automatizzare processi di descriptive analytics, che è la base, no? Cioè dare visibilità di come il business si stia evolvendo, di quali sono le opportunità, per poi passare oltre sempre in maniera incrementale, progressiva, senza fare salti quantici, ma diciamo, in maniera progressiva andare ad aggiungerci il machine learning, queste macchine che imparano, sembrano fantascienza, fantascienza non sono. Ecco, quindi come creare cluster di consumatori, come anticipare quello che è l'evoluzione dei prezzi di un particolare prodotto in base alle caratteristiche dei vari prodotti. Sono poi tutti questi tutorial che condensiamo in queste 21 ore per rimanere molto pragmatici e che vanno poi a sfociare nell'ultima parte, un po' il terzo stadio, insomma, che è quello di dire ok, abbiamo capito il potenziale, ci siamo sporcati le mani, ma adesso come sistematizziamo questo valore in azienda? Cioè come lo facciamo diventare un qualcosa che è continuativo, che non è un bel progetto, diciamo, colorato, one-off, diremmo, no? Cioè che si ferma lì, ma come facciamo a renderlo continuativo, a immergerlo nel modello operativo dell'azienda, per farlo diventare modello operativo digitale, che è quello appunto di cui poi parliamo nell'ultimo modulo. Insomma, ecco, quindi queste sono un po' da dove partire, ecco, questa è un po' la traiettoria, se vogliamo, che mi permetto poi di consigliare a chi entra o a chi ha già una base forte anche di analytics, ma vuole portare struttura nella propria crescita professionale. Grazie Andrea. E, facciamo un salto laterale un po' carpiato e approdiamo nel territorio di Simone. Simone, tu sui dati sei un pioniere dei dati, della comunicazione sui dati, sulle leggi dei dati in Italia da tempi non sospetti, probabilmente quando hai incominciato, come dire, a studiare, a conoscere, no, le implicazioni.
tecnologia, legge e dati stavano, come dire, germinando, stavano producendo. La parola big data ancora non si usava ai tempi. Quindi oggi siamo, si dice spesso, accerchiati dai dati. Che ci piaccia o non ci piaccia, li abbiamo sul nostro telefono, nella nostra azienda, nella nostra casa. E fino a che siamo nell'ambito privato, di solito grossi, grossi danni, oddio, a volte anche in ambito privato, grossi danni riusciamo a fare se non stiamo attenti, no? Però stiamo un attimino in ambito aziendale. Quali sono le tre cose che una persona responsabile, che lavora con i dati in un'azienda, grande o piccola, un'agenzia di comunicazione, dove spesso girano anche i dati, per esempio, di clienti, quindi non strettamente tuoi, le tre cose che uno deve cominciare a guardare per capire, ok, per rispondere alla domanda, ma sto facendo bene la gestione dei miei dati? Sto facendo bene la mia data governance? Allora, se sono tre cose, ti dico una numero 0 e poi una 1 e una 2, così siamo fedeli al metodo informatico. Però la 0 è preliminare a tutte le altre, alle altre due e a tutte le altre successive. Cioè, innanzitutto, capire davvero se stiamo parlando di dati. Perché, e questo è un corso appunto sulla data governance, la gestione dei dati, la machine learning sui dati e via dicendo. Spesso nel linguaggio comune, anche degli informatici, ma anche nel linguaggio comune, vedo anche giornalistico, si parla di dati in realtà per indicare contenuti, cioè la legge, il diritto d'autore fa una chiara distinzione tra ciò che è dato e ciò che è invece opera creativa. Ad esempio, sul mio computer ho una raccolta di fotografie e nell'immaginario comune quali sono dati, perché vengono salvati su una memoria. Dal punto di vista nostro, ai fini di questo corso, in realtà parliamo di dati, nel senso di dati granulari, quelli che vanno a popolare una tabella o un file, no? Come prima Andrea ci ha spiegato, su cui poi si fanno calcoli, si fanno previsioni, via dicendo. Quindi dato, innanzitutto capiamo di cosa stiamo parlando. E non confondiamolo con altri tipi di oggetti, potremmo dire. Quindi contenuti creativi come fotografie, video, testi, documenti, vanno a finire in un altro tipo anche di normativa, sia dal punto di vista del diritto della proprietà intellettuale, sia dal punto di vista del diritto della privacy. Quando parliamo di dati, appunto, parliamo del dato inteso in senso più granulare possibile. Capito di cosa parliamo, quindi se stiamo davvero trattando dati, le domande, la domanda 1 e la domanda 2 sono innanzitutto se tra questi dati ci sono dei dati personali. E quindi si crea già una dicotomia tra dati, come dire, semplici e dati personali, che quindi sono riconducibili ad una persona. E questo è fondamentale, perché se sono dati personali, allora dobbiamo trattarli non solo secondo i criteri del diritto alla proprietà intellettuale, ma anche aggiungendo, diciamo, quello strato di norme, di regole che riguarda la cosiddetta privacy, più propriamente regole, norme sul trattamento dei dati personali. E per fare un esempio, per così ci rendiamo anche facilmente comprensibile a chi non è del settore, non so, i dati per le previsioni meteo, che sono dati, non so, la pressione atmosferica, la temperatura al suolo, la temperatura in aria, il livello di umidità, i venti, la forza dei venti, sono tipici dati che si possono registrare nella natura, sono dati della fisica, e quindi non hanno a che fare con un essere umano, con una persona, quindi sono indubbiamente dati non personali. E poi ci sono i dati invece strettamente personali, il tuo indirizzo, il tuo indirizzo email, la tua residenza, la tua iscrizione ad un partito politico, la tua convalescenza da una malattia particolarmente impattante e magari infettiva. No, ho fatto degli esempi proprio per farvi capire ci sono dati che appunto vengono considerati molto personali, quelli che una volta venivano chiamati dati sensibili, e dati invece personali semplici, che sono appunto l'indirizzo, la residenza, il codice fiscale, via dicendo. Ci sono poi delle situazioni un po' ibride in cui, anche se il dato non sembra personale, può essere indirettamente ricondotto ad una persona, e quindi comunque ricade, diciamo, anche a quel dato dobbiamo applicare le cautele che richiede la normativa sulla privacy. Queste cose le spiego bene nel libro, nell'ultimo capitolo del mio libro recente con Apogeo, quindi non vado molto, molto nel dettaglio qua. E poi, ecco, la terza domanda è, una volta che abbiamo capito di che dati stiamo parlando, allora
risposta 0 se stiamo davvero parlando di dati, risposta 1 se stiamo parlando di dati semplici, dati personali, e poi una volta che abbiamo capito questo, capire di chi è la proprietà intellettuale su questi dati, che non è scontato, nel senso che il fatto che noi ce li abbiamo in azienda, il fatto che li abbiamo lì non è implicito, non indica implicitamente che noi ne abbiamo tutti i diritti di utilizzo e di sfruttamento, quindi non è detto che abbiamo la proprietà intellettuale con questa parola che in realtà non particolarmente precisa, perché proprietà intellettuale è un po' un polpettone che mette dentro tutto, no? Che mette dentro il diritto dei brevetti, il diritto dei marchi, il diritto d'autore, il segreto industriale e via dicendo, però ecco, dobbiamo verificare se davvero abbiamo la titolarità di tutti i diritti su quella banca dati, su quell'insieme di dati. E dico propriamente banca dati perché la proprietà intellettuale si esercita più sulla banca dati che sul singolo dato. Altra cosa che si trova ben spiegata sia nel libro che in un articolo che è recentemente uscito sul sito di Apogeo. Quindi anche lì dobbiamo considerare, quando parliamo di proprietà intellettuale, più che il singolo dato granulare, l'ammasso di dati, cioè il lavoro di raccolta e organizzazione all'interno di qualcosa che è compiuto e sistematico, che appunto chiamiamo banca dati. E su quella abbiamo un diritto di proprietà intellettuale. Ma se l'abbiamo creata noi, se abbiamo fatto noi l'investimento rilevante e abbiamo impiegato il lavoro per strutturarla e organizzarla. Altrimenti vuol dire che abbiamo in casa, abbiamo in azienda dei dati che probabilmente ci sono stati dati da qualcun altro e che abbiamo magari legittimamente acquisito in licenza d'uso, ma questo vuol dire che i dati sono comunque di qualcun altro, e se ne facciamo un utilizzo che eccede la licenza d'uso che abbiamo sottoscritto, dobbiamo chiedere il permesso. Direi che queste sono più o meno le tre questioni critiche, e capite che per arrivare a rispondere a queste domande che sembrano banali dobbiamo fare tutto un pregresso, quindi le mie 6 ore di lezione saranno per farvi capire quali sono i vari diritti che entrano in gioco, di chi sono questi diritti, se ci sono dei diritti, perché magari non ci sono, ad esempio, quello che dicevamo prima, non c'è un diritto di privacy sulla forza del vento, la temperatura al suolo, e quali sono le varie cautele che la legge ci richiede di applicare a seconda del tipo di dato. Molto bene, okay. È molto interessante. Sentendo parlare Simone e sentendo parlare Andrea, io, vedendoli anche per la prima volta in realtà insieme su uno schermo, no? La mia mente ha fatto click, no? E mi sono reso conto che alla fine Simone e Andrea sono in effetti due figure professionali che spesso e volentieri in un'azienda di qualche tipo si ritrovano, si incontrano e a volte si scontrano. Quindi adesso io farò la stessa domanda, no? A entrambi in maniera speculare. Comincerò da Andrea, no? E ti chiedo, Andrea, quante volte ti è capitato, tu che sei un analista in una grande azienda, no? Di dover partire alla analisi di dati, o comunque a strutturare un progetto di analytics di qualche tipo, no? E a un certo punto di ricevere la mail, la telefonata, il messaggio del Simone Liprandi della situazione, no? Dell'ufficio legale che ti dice: ma cosa diavolo stai facendo tu, quella cosa lì non la puoi fare. Quante volte? Sì, diciamo che ci si organizza per fare in modo di, come dire, di anticipare la telefonata di Simone Liprandi prima, ecco, che ci si trova ad aver fatto l'analisi. Però è un punto diciamo super, super azzeccato, perché effettivamente il dato può essere visto come un'enorme risorsa e ci si può buttare facilmente a capofitto nella esplorazione, nella creazione di dati, dimenticandoci di quelle che sono le implicazioni da un punto di vista, da un punto di vista poi di servizio effettivo. Ovviamente le aziende si organizzano affinché la data governance porti questi, diciamo, problemi a monte prima, no, che ci si metta a lavorarci su questi dati, però è un problema assolutamente da tenere in conto. Quindi adesso sono curioso di sentire Simone. Il mio punto Andrea dice giustamente: cerchiamo di prevenirla, cioè sostanzialmente di chiamare prima quelli dell'ufficio legale e dire: ma allora, se facciamo questa cosa, ci sono delle criticità, vi sta bene? Probabilmente Andrea ha sempre avuto a che fare con aziende serie, con aziende che hanno una certa attenzione alla compliance. Ti assicuro che, ahimè, ce ne sono molte che dal legale ci vanno quando la frittata è fatta.
per poi lamentarsi che il legale li fa pagare tanto, no? che la parcella è alta, e dire caspita, certo, la parcella è alta perché adesso devo mettere le mani su un qualcosa, su un danno che è già stato fatto, e quindi abbiamo più ore di lavoro, abbiamo più telefonate da fare, riunioni da fare. Foste venuti magari prima, si riusciva a mettere delle linee guida, mettere giù un contratto, una licenza, non lo so, una policy per la gestione dei dati, e avresti risparmiato non solo dei soldi ma anche del tempo, perché a volte se il legale ti dice a valle del lavoro che certe cose non le potevi fare, vuol dire tornare indietro e rifare parte del lavoro per rispettare le norme, quello che ti ha detto il legale. Da un lato devo anche dire che da legale che non è, insomma, non rimango chiuso, la mia vita non si svolge chiuso in uno studio in mezzo ai faldoni e in mezzo ai codici, per fortuna ho un contatto col mondo reale, e mi rendo conto che se si ascoltasse sempre alla lettera il legale praticamente non si farebbe più nulla, no? Cioè, lo dico nei miei corsi, lo dico questa cosa anche in modo un po' provocatorio. Cioè, se i grandi innovatori del mondo del web, delle tecnologie che adesso ci hanno, come dire, portato l'innovazione degli ultimi 15 anni, avessero sempre ascoltato alla lettera i legali, noi non avremmo nulla, probabilmente non avremmo Google, non avremmo i social media, non avremmo i navigatori satellitari, non avremmo l'intelligenza artificiale, perché è chiaro che il legale per sua forma mentis è iperprudente, e se una cosa non l'ha fatta nessuno prima, allora dice attenzione, fermi tutti, questa cosa non ho dei precedenti su cui basarmi, quindi non ti so rispondere. E questo esattamente è ciò che fa paura alle imprese che si occupano di innovazione, perché caspita, allora se ogni volta il legale ci risponde questa cosa non l'ha fatta nessuno e quindi è meglio non farla, alla fine non la farà mai davvero nessuno, no? È un circolo vizioso, ricorsivo. Quindi io cerco nella mia attività di legale e di avvocato di ragionare in un'ottica un po' più propositiva e un po' più aperta. Io ho iniziato prima, l'ha detto Fabio, aggiungo, no? Io ho iniziato ad avvicinarmi al mondo della gestione dei dati, del diritto sui dati, passando dalla porta degli open data. Cioè io mi sono occupato del diritto sui dati nell'ottica open, cioè quando i dati sono per loro natura liberamente utilizzabili. Quindi chi si rivolge a me come avvocato è perché probabilmente ha questa aspettativa, cioè vado da Liprandi perché forse lui ci dice che le cose le possiamo fare invece di dirci che le cose non le possiamo fare. Ahimè, non è che posso sempre rispondere così, perché a volte ci sono delle criticità che non si possono superare così con uno schiocco di dita, però ecco, questo è un po' l'approccio. Vi faccio ancora una domanda a tutti e due, no? Dal vostro punto e dalla vostra esperienza, no? La scommessa di questo corso, la scommessa che muove il lavoro che facciamo in Apogeo sulle vostre tematiche che sono anche per noi corsi, ma sono libri, no? Ancora prima, no? E sono tematiche rivolte al mondo del lavoro, appunto. La scommessa che facciamo con questo corso organizzato con Feltrinelli Education è quella di dare in un colpo solo, che poi vabbè, colpo solo non è perché sono 21 ore, non è poco, un pool di competenze che dal nostro punto di vista raramente si trovano insieme in una persona. Voi che vivete l'esperienza del mondo del lavoro, no, in maniera ampia e comprensiva, quante volte vi è capitato di trovare una persona, un collega, un consulente, vedete voi, no? Che a vostro avviso veramente competente di data analytics, data governance e con una visione di business sui dati, no? E quanto siete rimasti, avete pensato, cavolo, questo può fare la differenza, se vi è mai capitato? Vado sì, vai. Avanti. Diciamo, hai menzionato l'ambizione di questo corso, io penso che sia ben diciamo raccolta nella parola per tutti, ok, nella locuzione per tutti all'interno del corso, del nome del corso, quindi Big Data per tutti. E questo si rifà assolutamente al punto che facevi sulle competenze, Fabio, sulla l'ampiezza delle competenze. Effettivamente, nel momento in cui queste competenze che tendono a divergere, l'attenzione legale, lo sporcarsi le mani tecnicamente, l'avere la vision di sfruttamento, diciamo, business di questi strumenti,
queste diramazioni tendono ad essere, ad andare in direzioni opposte. Nel momento in cui sono insieme, lì avviene la magia, no? Cioè le persone che sono in grado di non essere necessariamente esperte, esperto numero uno in ognuna, in ciascuno di queste tre aree, ma magari sono persone esperte nella loro industria, dei loro processi di business, ma ne sanno abbastanza di questi ambiti, allora lì che avviene la magia, perché possono sintetizzare quella che è l'opportunità per la loro azienda, per il lavoro che fanno. Quindi questo è un corso, lo abbiamo visto nei corsi precedenti, nelle sessioni precedenti, che per il manager permette, diciamo, al manager di capire di cosa si parla e di dare la giusta spinta nella direzione giusta alla propria azienda. Per l'analista o per la persona che si occupa di vendite, di marketing, di logistica, permette di impattare il proprio lavoro in maniera diretta, e lì sta l'ambizione del corso, e vedendo anche i riscontri delle sessioni precedenti, e lì è quello dove, diciamo, le persone poi sono rimaste anche più impressed, no, del valore portato dal corso. Poi ecco, lascio a Simone il suo punto di vista. Il mio punto di vista è, aggiungo un tassello, è legato al mondo del no profit, open source, open data, no? Cioè, lì ho visto davvero della gente con una visione, caspita, molto molto innovativa e molto sperimentale sui dati. Certo, è un mondo diverso, quindi Fabio parlava del mondo business, è vero, però lì ho visto persone che magari, a parte che non sono così separati i settori, nel senso che spesso chi al sabato fa il volontario e va a raccogliere dati geografici per OpenStreetMap, poi dal lunedì al venerdì in realtà lavora per un'azienda di informatica, per un'azienda che si occupa, non so, appunto, di raccolta dati, via dicendo. Quindi le persone sono sempre le stesse. Però ecco, nelle community di questi progetti open data le ho viste davvero molto in fermento negli ultimi 10 anni, perché direi che il movimento open data è lo possiamo far nascere intorno al 2010, diciamo, l'entusiasmo si è creato in quegli anni e poi si è sviluppato fino ad oggi, e io ho visto davvero delle iniziative molto molto interessanti. Beh, io ne cito una perché sono dei miei, soggetti con cui collaboro da tempo, una fondazione che sta a Pavia, quindi vicino qua a casa mia, e che si occupa di dati relativi al rischio sismico. Ne abbiamo parlato anche in un articolo su Apogee Online, e loro fanno delle cose davvero molto molto interessanti, cioè utilizzano dati appunto fisici, quindi lì di dati personali ce ne sono ben pochi, però per fornire una piattaforma tutta open source, sia dal punto di vista del software, sia dal punto di vista dei dati e delle mappe che vengono generate, per il calcolo del rischio sismico. E a volte, insomma, in quegli stati, non so, mi viene in mente Haiti all'epoca, che aveva avuto un terremoto devastante, ma anche insomma, stati dell'Asia, cioè in cui i finanziamenti non sono così, così forti per fare studi di rischio sismico, poter avere una piattaforma open su cui loro poi possono, da cui loro possono partire per fare i loro studi, è veramente interessante. Ecco, lì, poi da quello poi ho visto nascere anche dei progetti business, quindi torniamo al mondo più classico delle aziende. Perché? Perché da quei dati puoi partire per fare il progetto, lo spin-off invece strettamente aziendale, più business oriented, che magari appunto genera anche non poco fatturato. Quindi questa è la parte che a me aveva affascinato di più. Grazie. Io penso che siamo più o meno arrivati alla fine, non so se nel frattempo è arrivata qualche domanda.